altro film della settimana è sicuramente Ave Cesare dei fratelli Coen, un film per lunghi tratti divertente ma effettivamente non particolarmente riuscito per almeno quel tipo di spettatore che va al cinema per rilassarsi ma anche per vedere una storia che ha un filo conduttore vero e reale, ma non perché questo film non abbia un filo conduttore reale, ma purtroppo è un film poco organico perché essendo un omaggio al cinema della Golden Age hollywoodiana, quindi parliamo degli anni 50-60, attraversa questa sorta di noir con humor nero molto simpatico per lunghi aspetti e molto divertente, ripeto, per altri, caratterizzato da una messa in scena fantastica, che però purtroppo perde un filo conduttore al momento in cui nel rappresentare tutti i generi, quindi dal western ai peplum, ai musical, si smarrisce un po' il filo conduttore della trama, che rimane un po' frammentata, e quindi questo aspetto sicuramente turberà non pochi spettatori, e mentre farà sicuramente felici chi ama il cinema dei Coen, che in questo caso riconoscono ancora una volta di essere sicuramente dei grandi cineasti anche in fase di scrittura, ma che gigioneggiano un po' troppo su questa pellicola e fanno vedere anche che hanno sicuramente molto di quella puzza sotto al naso che uno dei due fratelli Coen, Joel Coen e sua moglie, che non ricordo il nome perché per me è impronunciabile, e hanno dimostrato anche all'ultimo Festival di Roma, dove si sono comportati in una maniera molto spocchiosa, e io questi artisti così spocchiosi non li tollero molto. Un altro di questi, purtroppo mi dispiace dirlo, è Leonardo DiCaprio, molto spocchioso nel suo arrivo a Roma, e mi fa un po' tristezza pensare a loro in questa veste, ma non vi parlo in questo modo, diciamo, un po' negativo del film per questo motivo, no, ve ne parlo così negativo perché in questo film dimostrano che c'è un po' di spocchia, dimostrano il loro essere radical chic fino al midollo e dimostrano che questa pellicola è stata veramente un omaggio sì al cinema, ma è stata proprio un qualcosa che loro si sono voluti divertire facendo questo film e non pensando a dare al pubblico un prodotto effettivamente di intrattenimento effettivamente gustoso per tutti i tipi di spettatore. Per chi ama questo genere di pellicole, questo film sarà un film anche forse eccelso. Ma non è un film completissimo e non è un film scritto benissimo perché è molto frammentato e la sua non omogeneità tra i vari generi ne fa sicuramente un film non per tutti. Anche per questo video è tutto, se vi fa piacere seguirmi iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace. Ciao ragazzi!